Dopo i recenti attacchi terroristici in Francia, Kuwait e Tunisia, è tornata alta l'allerta nei confronti di nuove minacce. Cresce come naturale la preoccupazione per alcuni punti sensibili come ambasciate, porti e aeroporti. A calmare un po' le acque è intervenuta la questura di Ancona, che nello scorso weekend è stata impegnata nella prima settimana dell'operazione Estate Sicura, che ha visto impegnati centinaia di militari a terra, in acqua e anche in aria, grazie all'uso dell'elicottero di sorveglianza. Ce ne parla il vicario del questore di Ancona, Pasquale Barreca, appena insediatosi nel capoluogo di regione. È stato impiegato il reparto volo di Pescara, che è unitamente anche al reparto prevenzione crimine Marche Umbria, e la stradale, la motovolante, la stradale, volanti, la scientifica, l'anticrimine, la squadra mobile, tutte le componenti sinergiche della Polizia di Stato sono state finalizzate a questa attività che già era stata, diciamo, preannunciata dal questore. Questi risultati dei controlli della Polizia. 608 persone controllate, 279 extracomunitari identificati, 293 veicoli ispezionati, 6 denunce, 2 arresti, 3 espulsioni, 12 controlli ai locali, 14 sanzioni al codice della strada, 32 posti di controllo. La presenza di attentati o minacce terroristiche in altri paesi non basta a modificare la programmazione della sicurezza nel territorio, ha affermato il vicario del questore Barreca. Diciamo che già questo comunque dimostra un'attenzione particolare da parte del questore per garantire la massima sicurezza ai cittadini, e la sicurezza è a 360 gradi, non è limitato a un solo problema, un solo aspetto. Va da sé che di fronte a quelle che diceva lei, minacce terroristiche, lo stato di allerta riguarda l'intero territorio nazionale, ma penso anche europeo, di tutti i paesi che al momento stanno intensificando tutte le misure possibili affinché vengano garantiti quegli standard di sicurezza che la gente esige e pretende.